La popolazione italiana sta diventando sempre più anziana, un aspetto demografico destinato a influire sulle forme di cura dedicate a questa fascia di pazienti. Il convegno promosso dalla Società di Ortopedia e Traumatologia ha posto l'accento proprio su questa grande emergenza, sui tipi di intervento e riabilitazione più adatti. L'agenzia di stampa Dire ha ascoltato il dottor Paolo Leopardi della Clinica del Sole di Formia, che ha partecipato all'evento di Bari. Direi che la riabilitazione motoria a seguito di intervento è fondamentale. Un team di specialisti composto da ortopedici, anestesisti, fisiatri, fisioterapisti e infermieri è coinvolto nel percorso di cura e riabilitazione. La figura del fisioterapista, ovviamente, meglio se in collegamento con l'ortopedico che ha effettuato l'operazione, è strategica per la riuscita e la ripresa del paziente che, se correttamente riabilitato, riprenderà le normali attività quotidiane dopo circa 2 settimane, recuperando la piena mobilità e autonomia. Prevenire la disabilità e contrastare l'invecchiamento attraverso l'esercizio fisico e una dieta personalizzata. È l'idea alla base di Sprint, il progetto gratuito promosso dall'Unione Europea e coordinato dal Centro di Medicina dell'Invecchiamento del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, che fa parte delle azioni messe in campo per migliorare la qualità della vita di pazienti fragili e con sarcopenia. Il progetto è stato preceduto da un reclutamento di 200 pazienti, uomini e donne di 70 anni a rischio potenziale di sviluppare disabilità nel medio termine, divisi successivamente in 2 gruppi di attività fisica e dieta personalizzata. A spiegarlo all'agenzia di stampa Dire è Francesco Landi, primario dell'UOC di riabilitazione del Policlinico Agostino Gemelli di Roma e coordinatore del progetto. Il progetto Sprint è un progetto europeo che vede proprio in tutta Europa, in 11 paesi europei, l'arruolamento di più di 1.500 persone anziane con più di 70 anni e con sarcopenia, cioè con fragilità muscolare. Ormai è più di un anno che noi coordiniamo qui a Policlinico Gemelli questo progetto. Noi abbiamo una classe molto ampia, in quanto abbiamo più di 200 soggetti che abbiamo arruolato. E cosa facciamo? Esercizio fisico e adeguata dieta, soprattutto rispetto a quello che è l'adeguato introito di proteine. L'esercizio fisico è un esercizio fisico semplice, che è possibile farlo qui in classe, ma anche da poter riproporre a casa. L'obiettivo è quello di dimostrare come questa strategia è in grado di prevenire la disabilità. Un'equipe multidisciplinare composta da 21 specialisti e un percorso assistenziale ben definito e codificato, unico, non solo in Italia ma in Europa. È il programma Bronchetti Asie della Fondazione IRCSCA Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, dell'unità operativa complessa di pneumologia diretta dal professor Francesco Blasi, che offre un preciso percorso composto da diagnosi e cura della malattia alla luce delle ultime evidenze scientifiche delle linee guida internazionali. Al centro dell'offerta innovativa c'è la fisioterapia respiratoria. Noi abbiamo il compito di valutare i pazienti mettendo a punto un programma individualizzato e personalizzato secondo le evidenze più recenti, sia riguardo alla disostruzione bronchiale che all'attività fisica, spiega Angela Bellofiore, fisioterapista respiratoria dell'ARIR e membro attivo del programma. Come effetto, ovviamente, ci aspettiamo la riduzione delle riacutizzazioni, continua Bellofiore. Oggi possiamo dire con certezza che la fisioterapia respiratoria può fare la differenza e garantire una dignitosa qualità di vita nonostante le bronchiettasie. La contenzione non deve mai essere un mezzo per sopperire alla mancanza di personale e di strutture che assistono pazienti fragili, in particolare gli anziani. Parte da questo concetto l'impegno del gruppo di interesse specialistico di fisioterapia geriatrica dell'AIFI per contrastare la contenzione, assicurando il benessere dei pazienti non solo dal punto di vista fisico ma anche psicosociale. L'interesse sulla tematica sta crescendo in Italia nonostante sia una questione complicata da trattare, ma sicuramente di civiltà e professionalità. Superare la contenzione è dunque l'obiettivo del GIS geriatrico, che insieme ad AIFI Lazio ha organizzato un convegno per affermare che non solo si può andare oltre le cinture e le sponde che costringono all'immobilità un paziente anziano, ma si deve.
come? Il primo passo è individuare i pazienti a rischio cadute gestendo il rischio clinico. Tutto questo fa parte delle competenze di un fisioterapista, spiega Gilberto Kerri, presidente del GFG dell'Associazione Italiana Fisioterapisti. Arriva in Italia un trattamento riabilitativo per la negligenza spaziale conseguente alla lesione cerebrale. A proporlo è un gruppo di neuropsicologi guidati da Paola Fortis e Giuseppe Vallar dell'Istituto Auxologico Italiano di Milano, in uno studio recentemente pubblicato sulla rivista Cortex. Ma in cosa consiste la patologia? È un disturbo neuropsicologico che deriva da una lesione cerebrale destra per cui il paziente non è consapevole della presenza di stimoli, oggetti o persone nella parte sinistra dello spazio. La negligenza causa spesso una drastica riduzione dell'autonomia della persona che ne soffre e la conseguente necessità di una costante supervisione. L'equipe ha sviluppato un trattamento con adattamento prismatico, somministrabile a casa del paziente da parte di un familiare addestrato che vede la riduzione netta dei disturbi in 6 mesi.